Claudio Sebastianotti, è più la gioia per il punto preso o la delusione per i tre punti mancati, visto quello che abbiamo visto alla fine? Quando non riesci a vincere la partita, un po' di delusione di fondo c'è sempre, anche se sei convinto di aver fatto un'ottima partita, bella. Partite così raramente si vedono, i ragazzi si sono affrontati bene, complimenti anche all'altra squadra. È stata veramente una partita bellissima, molto bella. E quello che gli ho chiesto era questo: io sento troppi calcoli adesso in vista dei play-out, salvezza. Noi se riandremo nella bagarre dei play-out, poi lì sarà un'altra storia, ma sarebbe un dispiacere perché i ragazzi hanno delle carte importanti da giocarsi, per cui voglio vedere partita dopo partita senza fare nessun calcolo. Gli ho chiesto questo, l'hanno fatto. Quando giochi con un'intensità alta, un'aggressività così, giochi sempre ad alti livelli e poi il risultato poi non vuoi lo ottieni. Al di là del giudizio sui singoli, sono tanti insomma i giocatori che hanno fatto la differenza oggi. Tra l'altro la partita super fisica in cui la Lazio per questo forse partiva svantaggiata rispetto all'avversario, ha ritrovato un portiere di grande livello oggi. Sì, Vincenzo ci dà la linea guida, lui quando sta in forma riesce a trasferire questa forza a tutti i ragazzi. Oggi l'ha fatto vedere, lui veramente è quel qualcosa in più che ogni tanto ci abbiamo, lui ci aiuta tanto dietro. Però poi mi è piaciuto il gruppo, cioè loro aiutavano tutti quanti insieme, ripartivano, una gara anche molto nuotata, si aiutavano tra di loro, spesso abbiamo subito dei contropiedi e loro erano lì bravi per aiutarsi, per cambiare. No, complimenti ai ragazzi, veramente. È passato il momento più difficile della stagione secondo te per la Lazio? No, lo è adesso perché in un momento che hai capito che puoi essere maggiorenne, ci sono tutti i motivi per retrocedere un pochino, quindi voglio che questa maturità che abbiamo fare qualche ragazzata, dici? Esatto. Questa sicurezza che hanno acquisito nella prima parte del campionato, tutta l'andata, gli dia proprio la consapevolezza di poter pensare a cose più, a traguardi più importanti che una semplice, ma insomma ancora il nostro obiettivo, una salvezza. Vincenzo Correggia per commentare questo punto che può valere una vittoria perché sicuramente l'avversario sulla carta è più forte, ma la Lazio al Foro ci ha abituato a queste partite oltre l'ostacolo, no? Quindi forse per questo c'è anche un po' di rammarico? Sì, buonasera, bella partita innanzitutto perché l'Ortigia è una squadra diciamo ai vertici della classifica, quindi già strappare un pareggio è un risultato buono. Certo, sul campo poi abbiamo dimostrato che potevamo anche vincerla la partita. La Lazio al Foro Italico è supportata dal pubblico e quindi è più forte, sempre più forte in casa. Peccato perché dopo un campionato così bello, soprattutto nel girone di andata, meritavamo più di un pareggio secondo me. Più di un pareggio e la vittoria poteva portare di nuovo l'umore alto a quello che era, insomma, e ritornare a quello che era l'inizio del campionato. Senti, tu quanto hai bisogno di una partita di questo tipo? Hai parato veramente tutto oggi? Grazie. Forse hai concesso un po' troppo tiri d'angolo, ma per fare una battuta lo dico, ovviamente. Dopo qualche prestazione magari meno convincente, anche tu stesso l'avevi ammesso, no? Sì. E oggi hai fatto la differenza. No, è una partita, soprattutto quella con il Florenzia, diciamo non ho... Ho giocato un po' sotto anche le aspettative, diciamo così. Però diciamo ci può stare. Mi alleno per migliorare. Ma perché c'è la campagna oggi in tribuna? No, vabbè, quello è un più, diciamo. L'obiettivo è sempre la vittoria, è sempre stare insieme alla squadra, lottare. Noi ogni settimana, ogni giorno veniamo all'allenamento, chi studia, chi lavora, facciamo dei sacrifici enormi. E quindi è giusto anche essere ripagati poi sul campo questo. Senti, la partita di oggi per chiudere ha detto che la Lazio non ha paura perché c'era stato un piccolo blocco, no? Nelle ultime partite. Cioè, siamo a testa alta, ancora vogliamo giocarcela fino alla fine, tutti sono avvisati? Sì, no, ma la Lazio non ha mai paura. Ci può stare di cadere una volta, ma è la vita anche, no? Cioè, non bisogna arrendersi, bisogna sempre lottare e anche se si fa una brutta partita poi bisogna tornare diciamo a testa alta, a guardare avanti e mancano quante? 4 partite mi pare? Possiamo fare punti tutte e 4, anche col Brescia, ecco. Brescia forse 5. Brescia forse non proprio, però diciamo la mentalità deve essere quella di
riuscirci, di poter fare 12 punti senza problemi.